Quant'è che non vieni qua? 47 anni e mezzo. 2 novembre 1975. E non riconosci più nulla? No, assolutamente. Sei te che mi ci hai fatto mettere piede, sì. Perché non ci sarei mai venuto, non sono mai venuto a nessuna commemorazione e conservo il ricordo di un posto che, devo dire, per fortuna non somiglia nemmeno un po' a questo. Quando io sono arrivato qui... A che ora? Tra le 8:30 e le 9. C'era una folla incredibile. Sì. C'era gente di tutti i tipi, c'erano persino ragazzini che giocavano a pallone. Io arrivai qui avvertendo mio suocero di allora, che era il professor Faustino Durante, gli dissi vieni. Che era il perito. Che era il perito più importante, certo, che ci fosse in Italia, aveva fatto il caso Panaculi, Spinelli. Sì. E gli dissi, vieni, per favore vieni, cerchiamo di fare qualcosa. E lui arrivò, cazziò tutti i poliziotti che stavano lì perché non avevano recintato il punto. Ma all'epoca... dove... Ma era tutto calpestato, era tutto un polverone, era un inferno. È una cattiva abitudine purtroppo che c'è da parte di molti... di magistrati, di non chiamare in casi anche molto gravi il medico legale a fare il sopralluogo. In quel caso si doveva subito portare il medico legale qui, allora forse le cose dovrebbero andare diversamente. E poi c'era lui, e io non ho mai visto, nemmeno nei film horror con gli effetti speciali, una persona un uomo ridotto a un grumo di sangue. Era un solo unico grumo di sangue. Riconoscibile perché il teschio di Pasolini era riconoscibilissimo, ma per il resto non sembrava nemmeno un essere umano. In questo punto, esattamente in questo punto, dove ci sono delle macchie di sangue nascoste da un po' di terra, è stato scoperto il corpo di Pierpaolo Pasolini questa mattina alla periferia di Ostia. La signora Maria Lollobrigida è stata la prima a scoprire il corpo, vero? Il corpo, sì. A che ora? Alle 6:30, mentre scendevo dalla macchina ho detto, ma tu guarda, gettano sempre i rifiuti in mezzo alla strada. Io gentilmente venivo a raccoglierla per buttarla, sono arrivata a quel punto lì del barattolo, ho detto, dico, non è la mondizia, è un cadavere. Volava via sto lenzuolo, sì, che ce l'hanno messo sopra, poi scoprì che un fotografo mezz'ora prima gli aveva fatto le foto, e ti ricorderai che uscirono, certo, anche no, in, sì, copertina, sì, di una rivista. Si vedeva la faccia schiacciata, il completamente corpo schiacciato. Sì. Questo è il monumento, fino a un po' di anni fa, e anche questo era nel mezzo del nulla, solo, sì, che c'erano le baracche, qua ancora si vedevano le baracche qua intorno. Adesso alberi, vegetazione, no? Totalmente cambiato. No, quindi un riferimento rispetto ad allora non si riesce ad avere con precisione. No, impossibile. Senti, quanto ha contato in negativo il fatto che chiunque poteva muoversi, spostare, portare via cose? Qualunque prova è stata cancellata. Per dirne una, il fatto che gli siano passate sopra le ruote di una macchina più volte è qualcosa che è venuta fuori facendo l'autopsia, c'era sulla sua maglietta, c'era l'impronta del copertone. Perché lì le tracce erano state, non tutte più quante niente, più cancellate. Non c'era più niente, solo orme. Sì. Orme di un numero incalcolabile di persone. Per buona parte del processo si ritenne che Pasolini fosse morto per le percosse. In realtà Pasolini morì perché la macchina passò sul suo petto e gli schiacciò il cuore.
quali sono le cose, diciamo, al di là delle impronte della macchina, delle ruote, eccetera, le cose fondamentali che furono, diciamo, cancellate anche da questo caos che c'era intorno? Per esempio, una prova importantissima è il fatto che Pasolini è stato ridotto come è stato ridotto, non a mani nude, ma con oggetti metallici che non sono mai stati trovati sul luogo del delitto. Uno dei colpi più duri che furono usati contro Pasolini fu un colpo alla testa, alla nuca. Non è stato mai ritrovato un corpo contundente tale durezza da poter provocare quella ferita. Furono ritrovate alcuni pezzi di legno marcio che non avrebbero potuto sicuramente provocare questa ferita. Quindi anche questo è un altro elemento. Il vero corpo contundente con cui Pierpaolo fu colpito alla testa non è stato mai ritrovato. Uscì fuori questa tavoletta che era marcia, però. Sì, e che non avrebbe fatto male a una mosca. Certo. Mentre, ripeto, lui era tutto un ecchimosi. Era tutto fracassato, completamente. Cioè, una cosa... Poi, tra l'altro, era un uomo allenato a fare sport. Assolutamente. Molto reattivo. Quindi, forte, diciamo... Forte, sì, appunto, fisicamente. Forte fisicamente. Non era uno che potevi, diciamo... sul quale potevi esercitare fisicamente una pressione, perché quello reagiva. No, ma io stesso mi sono trovato con lui aggredito da un gruppo di fascisti e... Picchiava. Io ho fatto poco e niente, ha fatto tutto, lui li ha messi in fuga, cioè dava dei cazzotti impressionanti. Un pomeriggio Pierpaolo percorreva via dei Quattro Venti e si imbatteva in tre ragazzi che lo prendevano in giro. Sai, all'epoca come si diceva, lui abbozzava, alla fine non gliel'ha fatta più, traversò via dei Quattro Venti e ricorcò a tutte e tre. Ecco, chi era Pasolini. Che tra l'altro è buffissimo, perché lui è la persona più gentile che io abbia mai conosciuto in vita mia. Sì. Poi in quei momenti lì si trasformava completamente. Sì, sì. Come quando giocava a pallone. Esatto. E lì non dovevi azzardarti, no, a metterti fallo. Di traverso a fargli fallo. Infatti c'è la famosa partita con Bertolucci. Partita truccata. Mentre giravano Salò e Novecento, no? E nella squadra di Bertolucci c'erano dei professionisti o semiprofessionisti. Infatti Pasolini si incazzò come una bestia. Sì, sì, disse la partita è finita, sì. Quando stavano, mi pare, 5-2 o 5-3. Sì, sì. E si incazzò ancora di più con Bertolucci, col quale già non parlava tempi di Ultimo Tango. Anzi, la partita era la riappacificazione, doveva essere la riappacificazione. E invece è stato... un disastro. Quando se n'è andato ha lasciato... un buco, un vuoto, un'assenza che nessuno mai è stato, è o sarà in grado di colmare. Tra l'altro Bertolucci è morto con dolore pensando a questo. Pensa, l'ultima cosa che è successa tra Pasolini e Bertolucci fu una telefonata. Poco tempo prima del 2 novembre 75, Pasolini telefonò a Bertolucci e gli chiese il numero di telefono di Marlon Brando. Niente meno. E Bernardo gli disse: non c'ho un numero di telefono, bisogna chiamare la gente, bisogna fare tutti i passaggi dovuti. E lui gli disse: sì, vabbè, ma insomma vedrò. E comunque siamo d'accordo che è un grandissimo attore, no? Gli disse Pasolini. Dopo aver fatto a pezzi Ultimo Tango a Parigi, di cui fu lo spettatore privilegiato, fecero una proiezione solo per lui, la prima proiezione. Loro lo consideravano un film borghese. Sì, il film di un figlio di papà. Esatto, sì. Era invidioso. Era invidioso, sì.
soprattutto di Marlon Brando. Sì, sì. Arriva il maestro. A Venezia Pierpaolo Pasolini è riuscito ad avere un'altra denuncia. Sta diventando il benemerito della benemerita. Operatore a sinistra. Stop. A meno che non abbia sbagliato la macchina. No, appunto, quello è il pericolo, per quello bisogna fare sempre due. Hai sbagliato la macchina? No, no, forse no. Evidentemente il mio sguardo verso le cose del mondo, verso gli oggetti, è uno sguardo non naturale, non laico. Vedo sempre le cose come un po' miracolose. Pronti? Via, via, via! La forza di Pasolini non è che c'aveva la palla di vetro davanti. Questo, appunto, sono tutti poi enfaticamente travolti dall'idea, aveva una capacità di profezia, non aveva alcuna capacità di profezia. Era un uomo molto intelligente che conosceva molto bene la storia d'Italia. Punto. E che conosceva molto bene gli italiani. Pasolini era veramente un uomo adorabile e indifeso. Era una creatura angelica, una creatura che abbiamo perduto e che non incontreremo più come uomo, ma come poeta diventa ancora più alta la sua voce e sono certo che pure gli oppositori di Pasolini oggi cominceranno a capire il suo messaggio e quello che ci ha voluto dire e che servirà molto, ci sarà di molto aiuto. Dunque, questa è la, quella che avete appena visto, era diciamo la prima parte di questo ritorno all'idroscalo. Importante, e saluto Walter Veltroni, scrittore, regista, importante perché tornando all'idroscalo